Così come abbiamo analizzato la fase caratterizzante il processo di programmazione, quindi quella del bilancio dell'ente, andiamo ora a definire, meglio definire, quella che è la fase del progetto di rendicontazione. Con il progetto di rendicontazione noi andremo a denunciare e a approfondire analiticamente diversi elementi. Vedremo quali sono le fasi che caratterizzano il processo di rendicontazione e le diverse azioni che devono essere poste in essere. Chi sono gli attori che interagiscono nel processo di rendicontazione? Quali documenti devono essere prodotti? Perché è altresì importante andare a rilevare analiticamente quali documenti costituiscono allegati obbligatori del rendiconto e debbano essere presentati e oggetto di spedizione al BDAP, e quali tempistiche siano da rispettare. Sappiamo come il processo di rendicontazione è caratterizzato anche da un forte aspetto patrimoniale. E vedremo quindi poi anche un richiamo a quello che è il processo di inventario dell'ente locale e al processo di valorizzazione del patrimonio dello stesso. Quando parliamo di rendiconto, non possiamo altresì distogliere l'attenzione da quello che è il processo di riaccertamento dei residui. Anche questo passaggio sarà oggetto di richiamo e di approfondimento specifico.